tanti, non è che si senta tanto, quindi volete farlo più forte anche per farsi sentire dalle telecamere di Teleanaco? Grazie! Buonasera a tutti, a nome della direzione, a nome dell'orchestra del spettacolo Los Boleros, Salvatore, Roberto e il maestro Lovello, a nome mio personale, a nome di Teleanaco, benvenuti alla Villa Fortunata stasera. Come avete potuto sentire dalla pubblicità che è stata fatta nelle radio e nelle televisioni, anche da Roberto poco fa, stasera è una serata particolare. Particolare perché ci sarà qualcosa da vedere, veramente. Specialmente per gli amanti del liscio, gli amanti della musica bella, quella che ballavano i nostri nonni, i nostri padri, quella che balliamo noi. Stasera ci sarà veramente da guardare. A proposito di ballo liscio, io volevo precisare una cosa, che il ballo liscio, il cosiddetto ballo liscio, non è che sia quello che comunemente si fa da queste parti, come per esempio, mi viene in mente, noi balliamo come ballo liscio anche il twist, vero? Non esiste. Il ballo liscio è formato da tre balli, solo tre, dico tre e sono tre. Il valzer normale, il valzer brillante, il valzer comune. Poi l'ho segnato, vedete, per essere più preciso, l'ho segnato per non sbagliare. E il valzer, la polca e la mazurka, e questo è il ballo liscio, e basta! Non esiste altro ballo liscio. E il tango, direte voi. Ecco, il tango fa parte delle danze standard. Qual è la differenza tra ballo liscio e danze standard? Il ballo liscio intanto è nato in Italia. Tanto, tanto, tanto tempo fa, ogni regione lo ballava a modo suo. Noi in Sicilia lo ballavamo in un modo, in Lombardia si ballava in un modo, a Napoli si ballava in un altro modo. Allora è sorta una federazione, che cosa ha fatto? Ha preso i passi principali, i passi più belli, un po' qua, un po' là, nelle varie regioni d'Italia, e ha unificato il ballo liscio, facendo delle regole, e ha fatto il ballo liscio unificato, che sono la polca, la mazurka e il valzer. Il resto, per esempio il tango, il valzer viennese, il valzer inglese, il foxtrot, il quick step che stasera vedremo, questi balli fanno parte delle danze standard, che sono danze a livello internazionale, cioè questi balli vengono ballati solo a livello internazionale, nelle gare internazionali. Ecco, se per esempio i maestri vanno a fare delle gare a livello internazionale, non ballano la mazurka, perché fa parte del ballo liscio. Balleranno le danze standard, cioè quelle che ho nominato poco fa, il tango, il foxtrot, eccetera. Stasera noi ammireremo i vice campioni italiani, dico vice campioni italiani in carica, che sono due bambini meravigliosi, hanno appena 10 anni, nonché campioni regionali in carica, campione della regione Lombarda, della Lombardia. Ammireremo anche due campioni provinciali e naturalmente i maestri, i direttori della scuola Nuovo Club Dance di Varese. Intanto vogliamo accoglierli perché sono pronti per entrare in pista? Vogliamo accogliere i rappresentanti della scuola Nuovo Club Dance di Varese con un grande, grande applauso! Eccoli là! Accompagniamole con il battito delle mani. Grazie Enel, ti raccomando, Splendidi, belli, bellissimi, Nuovo Club Dance di Varese, in provincia d'Italia, Questa pausa è dovuta all'improvvisa mancanza della corrente elettrica. Penso che avremmo un piccolissimo problema che risolveremo subito, come noi sappiamo fare. Noi risolviamo sempre i problemi. Allora voglio presentarveli a coppie mi pare anche giusto, cominciando naturalmente dai più piccini. I vice campioni italiani, campioni regionali in carica, Omar e Maria Elisa. I campioni provinciali per la provincia di Varese, Johnny e Giovanna.
e naturalmente i direttori della scuola Nuovo Club Dance di Varese, i maestri Pippo Mazzeo e Emanuele Andreotti. Grande l'applauso, Pippo e Emanuela. Pippo Mazzeo e Emanuele Andreotti, che da svariati anni dirigono la scuola Nuovo Club Dance di Varese. Naturalmente la prima cosa che mi viene alla mente, come è venuta a me quando sono andato per la prima volta a scuola, qual è stata, sentendo il nome di Emanuela, Emanuele Andreotti, qual è stato il primo dubbio, la prima domanda che si può fare a Emanuela, sentendo il suo nome e cognome, qual è stata? Ecco proprio quello che vi state chiedendo voi. Ah, io vi lascio nel dubbio, non ve lo dico se è il parente di quello lì. Non ve lo dico. Signori, si parte subito con un ballo liscio. La polca abbiamo detto che fa parte del ballo liscio. Ad eseguirlo sono i vice campioni italiani, nonché campioni regionali in carica, Omar e Maria Elisa. Accogliamo con un grande, 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 grande applauso la polca. Attenzione che forse parte un po' spezzata a causa dell'improvvisa mancanza di corrente elettrica. Comunque, voi sapete bene quello che dovete fare. Arriva. Forza con quelle mani, dai, dai, dai. Bene, così, bravissimi. Intanto arriva la polca. Omar e Maria Elisa, direttamente da Varese. E c'è un martello. Arriva, arriva. Giulio. Campioni regionali in carica, vice campioni nazionali, appena 10 anni, pensate, 10 anni. Ehi, polca. Nazionali. Signori, adesso tocca ai maestri, naturalmente, in un ballo standard. Come ho detto poco fa, il Valzerlento fa parte delle danze standard. E allora, in un spettacolare Valzerlento, i maestri Pippo Mazzeo e Manuela Andreotti. Emanuela, prima di passare all'altro ballo liscio che sarà eseguito dai piccoli Omar e Maria Elisa, nei campionati nazionali, credo sì, nazionali, internazionali, italiani, ecco, nei campionati italiani che si sono svolti, non so in quale data, comunque recentemente senza dubbio, fra tanti maestri che si sono esibiti, se non vado errato, le coppie erano oltre 80 che si esibivano, delle migliori maestre in tutta Italia, Pippo e Emanuela sono arrivate al sesto posto, in tutta Italia.
Mentre Johnny e Giovanna, poco fa l'ho dimenticato e mi ha rimproverato, io l'ho riservato per dopo. Comunque lo dico adesso, Johnny e Giovanna che si esibiranno dopo, sono arrivati a livello provinciale al 7° posto fra 82 coppie! Fra 82 coppie al 7° posto, naturalmente Johnny e Giovanna, anche loro fanno parte della scuola No Club Dance di Varese diretta da Pippo e Manuela. Quindi grande l'applauso per loro e per tutti quanti. La scuola è composta di parecchi ragazzi, parecchie persone, parecchi elementi. Non sono solo loro sei che compongono la scuola, eh. Sono tante le coppie iscritte che stanno dando, solamente che si trovano in tournée e venendomi a trovare, visto che anch'io faccio parte di questa scuola, sono venuti a trovarmi e ci siamo autoinvitati stasera qui per dare questa piccola dimostrazione di ballo liscio. Andiamo avanti comunque. Adesso è la volta di Omar e Maria Elisa che si esibiranno in una spettacolare mazurka. Omar e Maria Elisa. Allora ogni venerdì vi aspettiamo, mi ci metto anch'io nel mezzo, vi aspettiamo qui, d'accordo? Volevo anche ricordarvi che le riprese che sta effettuando quel signore che viene da Varese, le sta facendo per conto di una televisione di Varese, il nastro poi andrà anche a Teleanapo, quindi sarà trasmessa anche da Teleanapo. Per cui ringrazio io Ciccio di Varese, facciamo un applauso. Grande applauso a Ciccio, che l'ho fatto fare a Ciccio, per ricordargli che adesso c'è il tango, Ciccio, adesso c'è il tango. Siccome Ciccio è particolarmente innamorato del tango, magari lascia perdere la telecamera e guarda le coppie che ballano. No, devi fare le riprese, perché adesso si esibiscono i maestri in un ballo standard, in una danza standard. Forse il più bello, forse il più amato ballo, il tango, Pippo e Manuela. Favolosi!
non sono d'amori, eh? Vogliamo dimostrarglielo? Grande, grande l'applauso per loro. Pippo e Emanuela. Eh sì, lo so, lo capisco, sì, lo so quello che sta dicendo quel signore. No che io possa leggere nel pensiero, però ho sentito fino a qui, ho sentito cosa avete detto. Ma perché non hanno fatto il caschè? Adesso ve lo dico perché non hanno fatto. No, perché io quando sono andato per la prima volta a scuola da Manuela, allora anch'io ero preso dal tango, affascinato, come tutti coloro ai quali piace la musica, ai quali piace il ballo liscio. Aspettato fino alla fine e il caschè non c'è stato. Allora ho detto, ma scusa Emanuela, ma il caschè, io stavo aspettando il caschè. Sapete cosa mi ha risposto Emanuela? Se mi dici dove lo vendono, ne compro 2 chili e lo porto a Varese, perché là non esiste. Grazie maestro per l'intermezzo. Vediamo adesso a chi tocca, naturalmente ai piccoli Omar e Marilisa. Ma guardate che Omar e Marilisa dopo si esibiranno ancora nelle danze standard, perché loro sì, non sono professionisti come maestri, sono amatori, ma anche loro parlano le danze standard, non solo liscio. Quindi dopo si esibiranno anche nelle... Se volete mi sto un po' zitto così. Ecco, si esibiranno nelle danze standard, d'accordo? Quindi dicevo, tocca a Omar e Maria Elisa in un valzer brillante. Omar e Maria Elisa! Parleranno, ballo che io ancora dopo tanto tempo che vado a scuola non sono riuscito a capire il guardatelo, osservatelo, è molto difficile, forse il più difficile, vero maestro? Il più difficile, il quick step, forse il più difficile quasi, quick step. Lasciamo la parola al maestro, lo spiega lui cos'è questo quick step che adesso vanno ad eseguire. Innanzitutto buonasera a tutti, benvenuti qui a Villa Fortunata, un applauso per il titolare di Villa Fortunata. Grazie a tutti voi di essere venuti qui questa serata, come ha detto l'amico Mozart. Facciamo un applauso perché sono venuto per lui. Allora noi dobbiamo danzare il quick step. Noi facciamo lo slow foxtrot, il foxtrot col tempo con la musica del quick step, mentre dopo Omar e Marilisa balleranno il quick step. Così avete la possibilità di vedere 2 bandi con la medesima musica. Grazie. Ve l'avevo detto io che ancora non avevo capito questo ballo qui. Avevo sbagliato anche il titolo. Bene, grazie maestro Pippo. E allora adesso vanno ad eseguire... Foxtrot. Lo dico piano, non vorrei sbagliare di nuovo. Foxtrot, Pippo e Manuela. Thank you.
direttore della scuola Nuovo Club Dance di Varese. E intanto vi ricordo che ogni venerdì Lodbol e Rossi saranno presenti qui alla Villa Fortunata, ogni venerdì saranno presenti Roberto, il nostro Beniamino. Non ho detto questa frase, il nostro Beniamino, grande applauso a Roberto! Roberto Robertino, il nostro Beniamino, vado anche alla rima, visto? Il piccolo grande maestro Lovello, piccolo di statura ma grande di bravura, ho trovato la rima anche per lui. E a Salvatore cosa diciamo? Eh? Salvatore, mani d'oro, mani d'oro, mi fai sentire un rullio di tamburi mentre ti faccio fare l'applauso? Salvatore Monti! Benissimo, e a questo punto noi dovremo andare avanti col nastro per far ballare anche Johnny e Giovanna. È arrivato il vostro momento, si esibiranno nella polca, ma dal momento che poco fa l'Ener ci ha giocato un brutto scherzo, io adesso devo un po' qui organizzarmi perché non vorrei sbagliare. Quindi se sentite magari un attimino di... ecco, suonate qualcosa mentre vi parlo, solamente un attimino, purtroppo l'Ener fa anche questi scherzi. Fa anche questi scherzi. Suonate qualcosa mentre io preparo il nastro. Avete visto, abbiamo fatto subito presto. Allora voglio presentarvi ancora una volta Johnny e Giovanna. Johnny e Giovanna sono iscritti alla scuola Nuovo Club Dance di Varese da qualche anno. Nemmeno un anno. Ma sono bravi, molto bravi. È una cosa che ci tengo a dire, anche perché l'ho conosciuta personalmente, la ballerina di Johnny non è sua moglie, quella che vediamo stasera. Stasera balla con sua moglie perché? Perché la ballerina è a Varese, non è potuta venire, e perché sua moglie è altrettanto brava. Facciamo un grande applauso a Giovanna. E un'ultima cosa prima di farli ballare, a questa forse ci tengo di più, perché io non mi vergogno a dirlo, lo dico sempre e lo ripeto, sono di Solarino, San Paolo, Solarino, e anche Johnny è di Solarino. Grande applauso per loro, e vanno ad eseguire la polca. Johnny e Giovanni, guardate che parte subito, grazie all'Enel parte subito, via! Esibiranno in una danza standard, valzer lento, valzer lento, valzer inglese, valzer, ecco, si esibiranno in valzer. Voglio dire una cosa, ci tengo a dirla, avrei dovuto dirla all'inizio, mio malgrado, quando ho tante cose da dire grazie alla mia ferrea memoria, dimentico sempre le cose più importanti. Io vi chiedo un grande applauso per il Club Disco Weekend nella persona del signor Auteri e consorte, e praticamente sono stati gli organizzatori di questa manifestazione. Grazie signora Auteri, grazie signora Auteri, e grazie alla speciale collaborazione del signor Pippo Drago, eccolo lì, grazie. Bene, allora in un valzer inglese i vice campioni italiani Omar e Marilisa. Bravo bambini, bravo. Forza ragazzi.
grazie Omar e Marilisa. E bello Geo, bellissimo, fantastico. Tocca ancora una volta alla coppia Johnny e Giovanna. Loro adesso si esibiranno in una stupenda, affascinante, fantastica mazurka. Johnny e Giovanna. Il mio maestro mi dice che il centro della pista si usa solo quando si va a fare il tiro a segno. Allora si deve fare il centro. Quando si parla si deve girare. Andiamo avanti, adesso tocca Omar e Maria Elisa, vero? Sì. Omar e Maria Elisa si esibiranno. E faccio riferimento sempre al cameraman di Teleanato. Ciccio, il cameraman di Teleanato, mi raccomando, perché lui è innamorato del tango. Mi raccomando, riprendilo bene questo meraviglioso tango che ci offrono Omar e Maria Elisa. Tango! Bravo! A te troverò la rima. Johnny e Giovanna che si esibiranno in un valzer brillante. Valzer, Johnny e Giovanna. Thank you.
Vola, Giovanna Vola. Vola, Giovanna, c'è una canzone. Ah, Vola Colomba per me. Allora, adesso tocca di nuovo a Omar e Marelisa. Come poco fa si diceva per il Foxtrot, i maestri hanno parlato del Foxtrot con quel ramo musicale con la stessa musica. Omar e Marelisa ballano un'altra danza standard, un altro ballo standard che si chiama Quick Step. Praticamente all'inizio a me sembrava che fosse il nostro One Step, ecco, forse il nostro One Step, forse la musica un po' assomiglia al nostro One Step, ma i passi, guardate. Quick Step, Omar e Marelisa. Bello, io ho un desiderio, io ho visto Roberto che guardava i piedi di Omar e i piedi di Marelisa, io ho un desiderio, no, io, vedevo Roberto che guardava i piedi, forse tutti quanti guardavate i piedi e come si muovevano, come parlavano questo stupendo, meraviglioso quick step, io ho un desiderio, dicevo, nella vita solo uno, io ho desiderio, un giorno di poter ballare come loro. Chissà se ci riuscirò. A Marina, a passeare. Allora, grazie. Grazie. Guardate che tutti quanti ci possiamo riuscire. Basta avere dei bravi insegnanti. Perché sono loro gli insegnanti. Sì, che adesso c'è l'ultimo ballo e poi la marcetta finale per mandarli via. Li cacciamo via. Attenzione, la scuola Nuovo Club Dance di Varese ha una tradizione, ha una usanza. L'usanza della sorpresa, si chiama così, la sorpresa. Che cos'è la sorpresa? Se ve lo dico non è più una sorpresa. Voi dovete stare attenti, voi che siete, specialmente voi che siete nelle prime file, magari fate un po' più qua, giratevi, mettetevi un po' più a disposizione dei ballerini, ecco. Così, voi che siete le prime file, perché questa sorpresa è bella, bellissima. Arrivate ad un certo punto, loro stanno ballando, tutte e tre le coppie stanno ballando, voi li state ammirando, ecco, giratevi un pochettino, coloro i quali non amano il ballo liscio, ecco, si mettono da parte. Ecco, arrivati ad un certo punto c'è una sorpresa. Attenzione, state bene attenti. Partiamo allora col valzer viennese, eseguito dai rappresentanti della scuola Nuovo Club Dance di Varese, Omar e Marelisa, Johnny e Giovanna e Pippo e Emanuela, valzer viennese. Attenzione, attenzione, guardate bene come i maestri e gli altri cominciano questo ballo. Attenzione, guardate loro, Guardate. Chi rifiuta la sorpresa deve pagare la cena.
cena per tutti. Chi rifiuta la sorpresa deve pagare la cena per tutti. Hanno tutti accettato la sorpresa? Ecco che i ballerini ballano col pubblico. Grande applauso! Bella, bellissima questa sorpresa che ci ha riservato il nuovo Capitelli di Valese. Ed ecco che il maestro balla con la signora Drago. Marilisa balla con il signor Drago. Il piccolo Omar balla, sapete con chi? Sapete con chi sta ballando Omar? Con sua mamma! La mamma di Omar! Pensavate voi che fosse la mamma di Omar? La mamma di Omar mi accoppa, perché la mamma di Omar è lì, giù in fondo! Sta ballando con la mamma di Marilisa, il piccolo Omar! La mamma di Marilisa! Bravi, bravissimi! La Giovanna sta ballando con uno del pubblico, sta quasi terminando il valzer. Prepariamoci a fare un grande, grandissimo applauso alla nuova scuola Club Dance di Varese! Ultimi giri! E allora, poco fa ho detto Omar sta parlando con sua mamma, invece era la mamma di Marilisa. Che confusione di nomi, quanti nomi stasera. Signori, abbiamo così concluso la nostra manifestazione, noi vi ringraziamo, speriamo proprio di rivederci al più presto. E se l'esibizione, lo spettacolo vi è piaciuto, vi chiedo solo una cosa, se vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto non battete le mani, ma se vi è piaciuto fatecelo sentire. Vediamo se vi è piaciuto. Nuovo Club Dance di Varese! Omar e Marilisa, Johnny e Giovanna, Pippo e Manuela! Accompagniamoli con un grande applauso, un ultimo grande, grandissimo applauso! Nuovo Club Dance di Varese, diretto da Pippo Mazzeo e Emanuele Andreotti! Un ultimo grande, grandissimo applauso a Omar e Marilisa, Johnny e Giovanna e i maestri, grandi, grandissimi, belli, bellissimi, Pippo e Manuela! Bravissimi! Grazie, grazie, grazie. E mentre loro vanno via, un grande ultimo applauso! Di Varese! Grazie maestri, grazie!